Siete amanti delle customizzazioni in stile off-road? Oppure siete alla ricerca di un vero e proprio camper a quattro ruote motrici per vivere appieno le vostre passioni? Ecco alcune particolari proposte che hanno attirato la nostra attenzione. Partiamo da una proposta dedicata alla famiglia alla ricerca di un van dal carattere decisamente sportivo. Il Bravia Mobile Swan 599, nella variante con doppio letto matrimoniale a castello in coda. È allestito su base Peugeot Boxer, con lunghezza esterna pari a 599 cm, qui caratterizzato da una particolare elaborazione del paraurti anteriore, abbinata a cerchi in lega da 18 pollici e a una verniciatura esterna color nero metallizzato. L'Imer Grand Canyon S nella versione a quattro ruote motrici su base Mercedes-Benz Sprinter è diventato negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dell'avventura. E la variante denominata crossover aggiunge quel tocco di classe in più, non solo a livello estetico, ma offrendo anche un allestimento specifico per un vero utilizzo off-road. Su richiesta è disponibile anche con il tetto sollevabile a soffietto. Verniciature e grafiche esterne che difficilmente passano inosservate per il Westfalia Meridian Limited, alle quali si aggiungono anche degli aggressivi cerchi in lega extra serie. Caratteristico anche l'ambiente interno, contraddistinto da colori chiari e da un piacevole design moderno, dove spicca il grande logo Westfalia. La base meccanica è quella del Ford Transit con lunghezza pari a 598 cm, offerto di serie con il potente propulsore da 185 cavalli abbinato al cambio automatico. Particolarissimo color verde scuro, bull bar anteriore e cerchi in lega di colore nero dal disegno insolito per esprimere al meglio il claim Adventures in Motion di casa Tournemobile, riportato sulle fiancate del suo conosciuto modello 6.0435, allestito a partire dalla base meccanica del Peugeot Boxer con lunghezza pari a 599 cm. Al suo interno spicca la soluzione adottata per la creazione di un secondo letto matrimoniale, trasformando la dinette anteriore. Piccolo, agile, scattante e dotato di quattro ruote motrici grazie alla trasformazione attuata dalla francese Dangeul. Ecco il Tour 540, uno dei modelli più compatti di casa Clever, allestito su base Citroen Jumper con lunghezza esterna di soli 541 cm, qui contraddistinto da un accattivante aspetto esterno tipico degli allestimenti off-road, e dotato sia di schiaruffo apribile anteriore, sia di tetto a soffietto, così da poter ospitare a bordo fino a 4 persone. Aggressivo look total black anche per il particolare Mega Mobile Mega Twin 620, allestito sull'insolita base meccanica del Renault Master con lunghezza pari a 622 cm.
qui impreziosita da numerosi elementi estetici volti a donarle un carattere sportivo. L'abitacolo interno spicca invece per il posizionamento dei servizi a ridosso della cabina di guida e una zona posteriore che ospita un matrimoniale trasversale anticipato da un piccolo living face to face. Base meccanica del Manti GE con lunghezza pari a 598 cm e proposta in versione 4x4 per il Noraz IPAR 2. Su questo esemplare è contraddistinta da un'inconfondibile verniciatura esterna color verde bottiglia. Un van caratterizzato da un vero e proprio allestimento off-road, che non si limita solo ad elementi estetico-funzionali, ma che pone l'attenzione anche su numerosi equipaggiamenti utili per un viaggio all'insegna dell'avventura. Layout interno tra i più diffusi nel segmento van, unito a uno spiccato carattere da fuoristrada per l'interessante proposta di casa Karman Mobile, il Dexter 560 4x4, allestito su meccanica Ford Transit a 4 ruote motrici con lunghezza pari a 598 cm. Esternamente non passano di certo inosservati dettagli come i cerchi in lega con pneumatici all terrain e il grande bull bar anteriore provvisto di fari aggiuntivi. E per chi vuole usare al massimo quanto a personalizzazione a livello di allestimento, equipaggiamento e carattere estetico, ecco una delle realizzazioni create dall'allestitore tedesco Campervan Schmiede, costruita su base Mercedes-Benz Sprinter con trazione integrale 4x4, dove sono veramente i dettagli a rendere unici i loro mezzi.